Sì, e niente per quel nome dell'assemblea del 29 giugno di Viareggio. Non dico le cose in particolare, uno perché non c'è il tempo, ma anche perché è stato trattato molto bene nel convegno, nel congresso che c'è stato di medicina democratica a febbraio, e che è riportato benissimo in quel volume di colore rosa che è lì sul tavolo, per cui chi ne vuole sapere, oltretutto c'è anche il sostegno a Riccardo da parte di Medicina Democratica per il suo licenziamento, di cui adesso vi dirò. Quindi invece io vi faccio un breve riepilogo per chi non sa, e poi invece le cose nuove soprattutto di riflessione per noi tutti, non un raccontino, non è mai un raccontino, non è mai, però che ci serve a noi per quello che siamo impegnati a fare. Il 29 giugno del 2009 sapete che è successa una strage di proporzioni immani. Questa strage è una strage annunciata, diciamo noi, e dopo capiamo perché nel ragionamento. È un incidente sul lavoro che ha portato alla morte di 32 persone, a feriti gravissimi, che sono grandi ustionati alcuni, per cui la grande ustione non si guarisce mai. Un quartiere distrutto. Faccio un po' fatica a parlare con gli altri padri, è un mio problema. Cercherò di non vedere. Riprendo, è un quartiere distrutto, è un quartiere, un intero quartiere distrutto, un quartiere popolare, di gente semplice, di gente anche povera, tant'è vero che su 32 morti, lo sottolineiamo sempre, Riccardo lo fa sempre, e io penso che sia da sottolineare, 10 erano immigrati che lavoravano, inseriti nella società e inseriti anche nella strage. Noi ci siamo subito organizzati, subito dopo la strage, come ferrovieri, partita, la spinta, sempre impegnati sulla sicurezza, come cittadini, come lavoratori di altro che, no, che ferrovieri, come giovani, e abbiamo costituito questo ambito, l'Assemblea 29 giugno, che è un ambito collettivo, organizzato, perché abbiamo capito il clima che si stava vivendo in città e abbiamo fatto bene, e ci proponiamo, il nostro primo obiettivo è nell'interesse collettivo della sicurezza, collettivo e generale in primis, e anche per la verità e la giustizia, e per comprendere insieme perché è avvenuto a Viareggio, di chi ne sono le responsabilità, e fare una battaglia per la sicurezza. Soprattutto nel percorso ci siamo resi sempre più consapevoli che occorreva agire nel principio della non delega, cioè non si può affidare a nient'altro che principalmente a noi ogni cosa che andremo a fare, quindi principalmente lo studiare e lottare, quindi lo studio, l'approfondimento di tutte le questioni che riguardavano Viareggio, la sicurezza, il trasporto. Siamo diventati esperti, noi stessi esperti, proprio nel non delegare, abbiamo abbinato continuamente questo studio, questo approfondimento alla mobilitazione, all'iniziativa, in sinergia, io dico, con quello che si deve fare perché si possa ottenere dei risultati. Abbiamo studiato fino in fondo anche tutte le norme ferroviarie, siamo andati a Bruxelles 3 volte, là dove ci sono i potenti e quelli che dirigono i trasporti e tutto, e lì abbiamo avuto la conferma, perché credo che questo serva al ragionamento che facciamo, che chi gestisce innanzitutto la logica di questo sistema capitalista, quindi del profitto, di chi ne è rappresentante, cozza e antagonista, non può essere insieme, non può coincidere mai con gli interessi della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Quando poi è stato tutto quello che abbiamo fatto, ma vi invito a leggere, perché ci sono decine e decine di iniziative, alcune importantissime, costruite giorno per giorno, con assemblee fatte ogni settimana, ogni 15 giorni. Quando i familiari si sono un po' risollevati dal dolore, perché intanto i grandi ustionati stavano morendo dentro gli ospedali, di mese in mese, di settimana in settimana, si sono loro stessi organizzati e costituiti. E noi li abbiamo spinti, li abbiamo favoriti a fare questo, perché quando i familiari entrano in campo, cosa che sappiamo è rara che si prolunghi nel tempo, quando entrano in campo diventano il cuore, il perno di ogni mobilitazione, di ogni situazione.
tutto cambia, tutto si trasforma, diventano protagonisti e imprimono forza nuova a tutto quello che si sta facendo. Abbiamo quindi fatto cosa? Continuato a fare quello che facevamo, ma insieme a loro. Quindi abbiamo continuato a studiare, sono diventati essi stessi esperti della sicurezza, delle normative ferroviarie, e abbiamo continuato a mobilitarci, ma insieme a loro, che acquista una forza eccezionale il fatto che siano loro stessi in piazza. Prendete la piazza come ogni stanza insieme a noi. Abbiamo preteso, insieme ai familiari, che prima di tutto loro fossero sempre presenti dove si parlava della strage di Viareggio, quindi anche nelle istituzioni massime, per così dire, l'Agenzia Nazionale della Sicurezza, andassimo insieme a porre le questioni all'organismo investigativo del Ministeriale dei Trasporti, anche lì i familiari, e noi insieme a porre le questioni in tutti gli ambiti dove di questo si trattasse, anche quelli più alti. Insomma, quello che è fondante, è che è la riflessione, è che attraverso tutto questo percorso di studio, di mobilitazione, di approfondimento e di lotta, la nostra coscienza, prima di tutto la nostra, dell'Assemblea del 29 giugno, insieme ai familiari, è cresciuta. E questo fatto di non abbassare mai la guardia, di far sì che queste cose fossero continuamente riportate nella piazza, nel cittadino, nella zona, fuori dalla zona, hanno fatto sì che si mantenesse alta l'attenzione, soprattutto in Toscana, noi cerchiamo che sia anche di più, e quindi non trascuriamo mai nessun appuntamento dove questo possa avvenire. E hanno fatto sì che non si abbassasse mai l'attenzione, che ci sia una sensibilità, una richiesta di giustizia, un'indignazione, una pretesa che rendono la città di Viareggio, anche per tutto quello che si svolgerà, un punto caldo, scomodo per chi dovrà affrontare anche le proprie responsabilità. L'ultima cosa importante che vi dico è che in questa consapevolezza noi, i familiari in primis, hanno preso contatti con i familiari delle altre stragi, stanno lavorando insieme, hanno costituito un coordinamento dei comitati, dei familiari delle altre stragi, e pensate che questa cosa è chiaro che è difficilissimo, però è una cosa nuova per mettere insieme le forze, per poter far sì che prevalga, le responsabilità vengano fuori, le responsabilità più generali anche, che abbiamo anche detto prima, e perché si sia uniti insieme per la sicurezza, la verità e la giustizia. Adesso si è aperta una nuova fase, non diciamo, no, è una nuova fase, bisogna girare perché comincerà il processo. E il 22 dicembre sono state chiuse le indagini dalla Procura di Lucca e è stato richiesto il rinvio a giudizio per 32 dei responsabili, dei cosiddetti prima indagati, molti dirigenti delle ferrovie, amministratori delegati e delle altre imprese, e quindi 32 indagati. 32 imputati di cui chiesto il rinvio a giudizio in 9 imprese. Entro la fine di marzo presumibilmente ci sarà la prima udienza del processo. Adesso noi che diciamo? Che rispetto a quanto è stato, Viareggio è una cosa nuova, ve l'ho cercato di rappresentare, no? Questo humus diverso e nuovo rispetto a quello anche a cui erano abituati prima, diverso per le stragi precedenti. Per esempio, a partire dal Vajont, e ci tengo a dire che fra poco ci sarà il 50° anniversario della strage del Vajont, come la Moby Prince, 140 morti, nessun colpevole, e così via. Noi le abbiamo conosciute, siamo con loro, San Giuliano di Puglia, Linate, eccetera, eccetera. Fino alle ondate di fango che hanno investito la Sicilia, no? E le città. E in particolare, io dico, quello che è diverso per le stragi ferroviarie come quelle precedenti di Piacenza e di Crevalcore, perché non ha pagato mai nessuno, e quindi questa volta è diverso. Questa volta i familiari si costituiranno parte civile, tanti di loro hanno resistito a tutte le offerte così alte delle assicurazioni, e questa volta i macchinisti non sono morti, e quindi l'errore umano, quella vergognosa formula per cui si attribuisce anche al macchinista che è morto, al lavoratore che è morto, la colpa, non si può formulare. E poi c'è Viareggio, c'è questa pretesa, questa diversità, questa mobilitazione in 38 mesi, perché sono passati 38 mesi, che non è mai finita, e per loro è un terreno rischioso, scivoloso,
sfavorevoli, corrono dei rischi. E quindi noi adesso affrontiamo il processo, stiamo studiando questa parte che riguarda questa volta la fase processuale insieme ai familiari, stiamo studiando le altre stragi, stiamo studiando l'Eternit, la ThyssenKrupp, perché ci possono tanto servire, e abbiamo studiato quelle precedenti ferroviarie. E quindi noi che diciamo? Diciamo questo: nei giorni precedenti, nei 40 giorni precedenti, e prima ancora nei mesi e negli anni precedenti, ma nei 40 precedenti, Viareggio, grazie. E Gennaro. Basta un goccio. Sono deragliati 7 treni, quindi sono treni merci di cui in due casi, nelle settimane precedenti, erano proprio simili a quello di Viareggio, tanto che solo per miracolo non è successo altre stragi, perché i treni che sono passati li hanno sfiorati, che solo per miracolo non erano un po' più in là, perché uno, quello di Vaiano del 22 giugno, trasportava, erano bomboloni di acido fluoridrico. E quindi che cosa diciamo noi per rendere bene? Che questi treni, come ferroviari prima, i delegati alla sicurezza, ma questi treni stessi stavano gridando, stavano lanciando il loro grido d'allarme e non sono stati ascoltati. Cioè, cosa vuol dire? Che si sapeva che era tutto in campo, che se lo erano rappresentato, ma che nessuna misura o procedura è stata messa in atto perché Viareggio non accadesse. E questo si traduce, questa è la nostra battaglia, anche nella fase processuale. Le omissioni, le rimozioni. Noi non sappiamo chi è la via che prenderà il processo, ma sappiamo, e devo dire che ci ha aiutato anche leggere tante esperienze anche su tutto quello che avete pubblicato su Medicina Democratica, che la via che prenderà questo processo sarà determinata dal dentro e dal fuori. Tutto quello che fuori riusciremo a muovere, a mobilitare, a sensibilizzare, a far crescere la coscienza, sarà ciò che premerà e condizionerà quello che avverrà dentro. Anche, e non solo questo, a che dentro ci sia chi per noi potrà condividere la nostra battaglia anche fisicamente, portare dentro gli avvocati e quant'altro, condividendo la nostra battaglia anche dentro le camere di consiglio e le aule giudiziarie. Adesso volevo dirvi di Riccardo, che è licenziato il 22 martedì, adesso stiamo preparando questa mobilitazione questa volta, perché Riccardo è tutti noi. Con i familiari e con gli altri, tanti lavoratori, stiamo preparando il presidio davanti al Tribunale di Lucca, perché il 22 ci sarà l'udienza per il licenziamento di Riccardo Antonini, ex ferroviere dipendente di RFI, licenziato il 7 novembre del 2011, perché non ha smesso, nonostante la diffida, il suo incarico di consulente di parte a titolo gratuito dei familiari prima e poi del sindacato, perché è morto questo familiare. Siamo mobilitati perché vogliamo e sappiamo che il licenziamento di Riccardo e la riassunzione e il reintegro di Riccardo è un punto fondamentale per la battaglia comune, perché Riccardo è stato colpito anche per quello, soprattutto per quello che rappresentava nella mobilitazione, per quanto ha fatto, per quanto si è speso, perché è una punta di tutto questo che abbiamo espresso. Pensiamo che se riusciamo a far integrare Riccardo, porremo, e quindi che questa battaglia vinca, porremo ostacolo al degrado della sicurezza della ferrovia, porremo ostacolo a che ancora morti ci siano sui binari. Dal 2007 a oggi sono 34 i lavoratori morti sui binari, fra ferrovieri e delle ditte. Porremo ostacolo a che quest'onda che sta investendo tutto il mondo del lavoro, ma anche, abbiamo detto anche adesso, fuori dal mondo del lavoro, possa con la paura, il terrore invadere tutto e non ci sia più freno al degrado della sicurezza, al degrado ambientale, alle morti sul lavoro. E termino dicendovi della cassa di solidarietà, perché è unita a tutto quello che abbiamo fatto. Esiste la cassa di solidarietà tra ferrovieri, e la dico così, ma è un'esperienza unica che vive da 7 anni dopo il licenziamento di Dante De Angelis, a cui partecipano tanti ferrovieri dando il contributo mensile,
e che è impegnata a sostenere proprio quei delegati alla sicurezza, quei lavoratori licenziati e perseguiti perché non hanno smesso di difenderla. Riccardo ne fa parte, dopo il licenziamento di Riccardo ha avuto un nuovo impulso, si è aperta anche all'esterno dei ferrovieri, vi partecipano i familiari, i cittadini di Areggio, lavoratori delle fabbriche intorno come la Perini di Lucca, che è una fabbrica metalmeccanica, che hanno compreso che difendere chi è attaccato per la sicurezza è attaccato per la tutela di tutti, perché è perseguito perché non ha mai smesso di difendere la sicurezza di tutti, e ha capito quindi che questo bene prezioso che sono questi lavoratori delegati alla sicurezza non è un bene prezioso interno, ma è un bene prezioso di tutta la collettività. In ultimo voglio dire che abbiamo compreso in tutto questo nostro fare fino a oggi, ma tante cose ancora dovremo comprendere, che la cultura della sicurezza non esiste e la cultura ambientale non esiste se non è lotta per la sicurezza, se non è lotta perché non ci sia più tutto quello che abbiamo detto finora, l'inquinamento ambientale, il degrado, perché non sia più morti sul lavoro. Esiste se non si delega, se ci si fa protagonisti in prima persona, se non si pensa che altri lo debbano fare, se si respinge quello che da ogni parte ci viene detto, da nemici ma anche da falsi amici, ci pensiamo noi, è nelle mani nostre questo, quello e quell'altro, è nelle mani invece dei lavoratori, di chi si mobilita, nostre di tutti. Ringraziamo l'Assemblea di Reggio.